Brembo presenta l'intervista di John Elkann alla BBC ha tracciato le linee guida di Ferrari nelle prossime stagioni. Viene confermata la centralità di Vasseur in questo nuovo percorso tecnico e amministrativo di Ferrari, ma soprattutto la fiducia a Leclerc, che viene identificato come l'uomo di riferimento per i prossimi campionati. Alla vigilia dell'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, la BBC ha pubblicato un'intervista al presidente della Ferrari. John, il capofamiglia della dinastia Elkann, non è solito concedersi a molte interviste e lo si vede anche di rado agli eventi del suo team di Formula 1, tanto da ottenere il soprannome di presidente assente. Durante la chiacchierata fatta con il giornalista della BBC Andrew Benson, è tangibile l'amore di Elkann per la scuderia, ma è soprattutto chiaro quanto il fantasma del 2020, annata terribile per il team, sia un pensiero quanto mai opprimente nella mente di John Elkann. Il presidente di Stellantis ha inquadrato come, nell'era Binotto, sia mancata la centralità delle responsabilità all'interno della squadra. Un'assenza importante che ha visto lo storico team italiano macchiarsi di risultati poco all'altezza del proprio nome, cosa invece presente in Red Bull e soprattutto in Mercedes, competitor diretti del team di Maranello. Ciò che è veramente importante è che la centralità della responsabilità è davvero uno dei maggiori fattori determinanti in Formula 1, cosa che prima non avevamo, ma adesso sì. Una centralità della responsabilità ritrovata grazie all'arrivo di Frédéric Vasseur, il quale non è stato assolutamente l'ultima scelta del team italiano, ma selezionato per un motivo ben specifico. Il manager francese ha sempre ottenuto molti successi in diverse categorie grazie alla sua esperienza, senza dimenticare le proprie gestioni anche nei team più piccoli di Formula 1. Nulla da togliere a Mattia Binotto, ottimo motorista e per 4 stagioni team principal della scuderia Ferrari, ma deludenti agli occhi di John Elkann. Avendo operato in diverse categorie, Fred aveva questi attributi e sa come centralizzare le responsabilità. Questo è sicuramente qualcosa che ci mancava rispetto ai nostri concorrenti più forti. Poi c'è la riorganizzazione della gestione sportiva, una manovra coraggiosa, fortemente voluta da Frédéric Vasseur nel ricreare una squadra a sua immagine e somiglianza, sulla quale il presidente John Elkann ha indicato i punti cruciali di una filosofia che sta tornando il cardine della rossa, come fu ai tempi della direzione Todd e poi andata perdendosi negli ultimi anni. Certo è che lo sconforto tra le mura di Maranello è avvenuto quando in Ferrari hanno scoperto che la SF23 di Mattia Binotto non era una vettura in grado di competere per il titolo mondiale. Ma Vasseur non si è lasciato sconfortare da questi risultati ed è riuscito a ottenere i primi risultati positivi. Parlando di numeri e dati, la media dei punti per gara erano di 15,7 segnati nella prima metà della stagione contro 20,5 nella seconda. Ciò rappresenta un aumento del 30,5%, un numero considerevole se si considera la vettura vista nei primi appuntamenti del Mondiale. Un merito da riconoscere alla nuova gestione di Vasseur e alla sua centralità della responsabilità, ma è da attribuire anche ai piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc. Seppur il madrileno sia stato l'unico vincitore in Ferrari in questa stagione, è stato visto da sempre come un pilota estraneo al team e sono tante le voci che lo vedrebbero in Audi grazie ad Andreas Seidel e papà Sainz. Di conseguenza, tutte le speranze, soprattutto quelle di Elkann, non possono che andare a Charles Leclerc, pilota prescelto nel riportare il titolo piloti a Maranello. Charles è un pilota molto forte che ha un enorme potenziale e non c'è motivo per cui non possa diventare campione del mondo. La cosa importante sarà, però,
tradurre tutto questo potenziale in risultati concreti, ma soprattutto affidabili. Abu Dhabi è da sempre nella memoria di piloti e tifosi, spesso gara di saluti ed a volte momento di lotte decisive per la conquista del titolo mondiale. Con quest'ultimo Gran Premio cala il sipario sulla stagione 2023 e si sancisce anche il termine del percorso della scuderia Alfa Romeo Racing. La storica scuderia ha scritto pagine importanti della Formula 1 e del motorsport, ad esempio con le celebri vittorie di Fangio e Farina. Dopo oltre 30 anni di assenza, nel 2018 il team era tornato nel circus della Formula 1 con la svizzera Sauber Motorsport. Un ritorno fortemente voluto da Sergio Marchionne al fine di rilanciare il marchio italiano. Dal rientro in Formula 1 sono trascorsi 6 anni di intensa collaborazione, seppur con molte difficoltà e risultati poco incoraggianti. Alla vigilia di quest'ultima tappa, l'amministratore delegato della casa milanese Jean-Philippe Imparato ha rilasciato una lunga intervista. Lui stesso ha analizzato il percorso dell'Alfa Romeo ed ha inoltre sottolineato come sia stata un'esperienza che ha arricchito la famiglia Alfa. Per Alfa Romeo questa avventura in Formula 1 ha rappresentato una vetrina internazionale di livello assoluto, oltre ad essere stata un'esperienza umana e sportiva profonda che ha supportato lo sviluppo dei nostri prodotti con un eccellente ritorno sugli investimenti. In merito alla chiusura di questo percorso è intervenuto anche Cesare Fiorio, storico dirigente sportivo di Lancia e Ferrari, che ad oggi ricopre il ruolo di Alfa Romeo Strategic Projects. Anche lui ha sottolineato l'importanza di questo percorso. Innovare, stupire, creare emozioni non soltanto con i risultati sportivi, ma con ingegno e creatività. Non posso che essere straordinariamente soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato insieme. Per il Gran Premio conclusivo di Abu Dhabi 2023, il team ha voluto esprimere la propria riconoscenza e gratitudine verso coloro che hanno fatto parte di questo percorso, con tutti i piloti che hanno contribuito. Ed il team ha scelto di celebrare questi anni trascorsi nella massima serie esibendo il numero 6 sulla livrea dell'Alfa Romeo C43, accompagnata dalla frase «Alfa Romeo nei nostri cuori». Tuttavia, quest'ultima gara non è terminata nel migliore dei modi per il team. Zhou e Bottas hanno concluso rispettivamente in 17esima e 19esima posizione. Si chiude così un percorso importante, ma che tuttavia non è una chiusura definitiva, come sottolineato da Imparato al termine dell'intervista. Alfa Romeo ha la competizione nel proprio DNA. E tornerà ad appassionare i propri tifosi il prima possibile, quando ci saranno le giuste condizioni. Allora arrivederci, cara Alfa Romeo. Torna presto a scrivere pagine importanti di questo sport. È terminata la stagione 2023 e quindi una stagione ricca di appuntamenti, ma stiamo già lavorando per la prossima stagione. Work in progress per il 2024 con una nuova scenografia più larga, più ampia, per ospitare addirittura 2 vetture e soprattutto arricchita da una nuova tipologia di realtà aumentata. L'obiettivo è presentare sempre al meglio la categoria che più ci piace e amiamo, la Formula 1, all'interno di un contenitore sempre più preciso e ricco come ChronoGP stagione 2024.